Mio padre, quando sposò, aveva la spalla destra rotta a sangue per via dei tufi che aveva trasportato sino a 30 anni e più. Lei quanta fame non aveva sofferto nella sua giovinezza di orfana. Chiusa a 8 anni nel convento di Santa Lucia, non aveva mangiato che fave. Fave, mattina e sera, che era già un lusso per chi non conosceva che il pane. Veramente la cultura ufficiale nell'Università di Pisa, dove attraeva il nome di Pascoli, era in pieno abbandono. Non molto frequentato il corso del Pascoli che, nel silenzio di una cameretta a terreno, alzava gli occhi cilestrini e interrogativi sui pochi giovani a lui raccolti intorno per ripiegarli su Omero e provare e riprovare nella nostra lingua ritmi e fantasmi corrispondenti. Alla mia amorosa Maria, che ricordi le mie fatiche di soldato e i dolori della lontananza e prenda forza dalla mia forza e amore dal nostro soffrire. Mi trovai aspirante ufficiale di fanteria nelle trincee più orribili del Carso, sino al dentino del Faiti, preoccupato soprattutto di studiare la forza di resistenza del contadino soldato, di un povero essere vissuto sempre ai margini della storia e ora accarezzato, lusingato con la promessa della terra. Dunque, quel pezzo di terra su cui egli aveva visto invano consumarsi la fatica del padre e del nonno sarebbe stato suo, proprietà sua. Che cosa ne pensava il tenente che aveva tanto studiato? In tal modo io, di problema in problema, mi trovai a comporre via via senza pretese il mio diario di guerra. Uccidi, a fantasticare, moraleggiando, in eroe svegliato, asceta perfetto, che poi Gobetti doveva pubblicare. Appena lasciata la trincea, ci parve di aver fondato poco meno che una repubblica. Il professore di latino, messi da parte Orazio e Virgilio, si trovò impegnato a vivere in piazza, dall'alba al tramonto. C'era, alla base del nostro movimento, la fraternità combattentistica, che era pure un bel sentimento. Non fu un puro caso che Salvemini, fuggendo in Francia, consegnasse proprio a Gobetti un mio lungo scritto su Giolitti, che apparve a metà del 23 su Rivoluzione Liberale. Ma a Gobetti soprattutto io debbo di aver scosso, in sul 25, la pigrizia tradizionale ai letterati per mettermi in giro a osservare le facce dolenti del mio paese. Fu così che mi spinsi nella pianura desolata di San Severo, dove i contadini, per non far vedere che non hanno da mangiare, mettono dei ciottoli nel fazzoletto al posto del pane, allorché si recano in campagna. La notizia del delitto Matteotti ci schiacciò e ci travolse con la sua violenza, spingendoci definitivamente sull'altra sponda. Anche le mie lettere a Gobetti furono costrette a tacere. L'ultimo numero del Quarto Stato, del 23 ottobre del 26, recava l'ultimo mio articolo, una soluzione dei problemi del Mezzogiorno.
A Bari il croce piombò l'anno dopo la marcia su Roma e da allora non mancò di venirvi sempre con più frequenza per il bisogno che aveva di un ambiente favorevole e di tranquillità per il suo lavoro. Agli uomini di studio chiedeva soprattutto buoni libri e io non mancai nel bimillenario virgiliano di offrire la poesia di Virgilio nella più sana tradizione estetica, ancor vibrante di aspra meditazione e poi puro da cose o persone innominabili. La scuola di Socrate, troppo onore. Si trattava in vero di una scuola, proprio del liceo della patria di Salvemini, Molfetta, aperto a tutti i venti. Per riprendere un'espressione del maestro, e fu proprio Don Benedetto a parlarne per primo lungo la penisola. Col suo solito entusiasmo per gli studi, andò dicendo a tutti che a Bari c'era un certo docente, nome e cognome, che prendeva sul serio la scuola. E in regime fascista parlava ai ragazzi con assoluta libertà, seppur con vigile controllo di sé e della nobiltà della scuola. L'antifascismo democratico barese ebbe una sua particolare fisionomia. Esso trovò uno dei suoi centri stabili nella casa editrice La Terza. Il comitato pugliese elaborò una serie di punti programmatici. Questi punti furono nell'ottobre 1941 consegnati al Croce, che risiedeva nella villa La Terza, a Bari, presenti Giovanni La Terza, Tommaso Fiore, Mario Melino, Michele Cifarelli, Fabrizio Canfora, Ernesto De Martino e Domenico Loizzi. La discussione che ne seguì, a quel che ricordano i presenti, ebbe punte drammatiche, avendo il Croce finito per negare la sua firma al documento, come gli richiedeva Fiore. Era questa un'attività rivoluzionaria? Certo, se pensare e vedere le cose in anticipo di 20 anni è una colpa, era naturale e preveduto che fossimo arrestati, che andassimo a finire in galera o all'isola, il che non ci impedì di lavorare tranquillamente fino a poche ore prima. Per la verità, arrestati furono con me i miei figli, Vittore, che fu poi mandato a Camerino, Graziano, che venne liberato dopo 20 giorni, non senza aver provato però le solite carezze, mentre Enzo, ufficiale medico, per allora se la cavò, ma fu messo agli arresti di rigore l'aprile dell'anno dopo. Amatissimo Graziano, e dire che non ti potrò essere accanto, non ti potrò aiutare, non piangere, sii uomo, devi sostituire se è necessario me ed Enzo, hai capito? Devi centuplicarti, studiare, far studiare le sorelle, sostenere soprattutto tua madre. Ci rivedremo al colloquio quando lo concederà. Attraversammo l'immensa piazza antistante al Piccinni, deserta come un deserto, la mattina del 28 gennaio 1944, come per imminente pericolo,
e dovemmo valicare una grossa corona di armati e poliziotti, stranieri e paesani, messi lì per proteggerci da non si sa quali attentati. Dopo severi controlli potemmo penetrare nel teatro, isolati come pericolosi estremisti. Vietato agli estranei appressarsi, lo Sforza, per essere ammesso, dove esibire niente meno che il collare dell'Annunziata. Colui che più di tutti operò per ridurre a cittadini i selvaggi di Puglia fu Peppino Di Vittorio, che con piena coscienza ha fatto per la redenzione del proletariato italiano e mondiale e per l'avanzamento di tutto il vivere civile un dono, il maggiore forse di tutti, espresso dal suo strato più umile. Per bocca di Peppino, il mondo dei cafoni di tutta la terra ha trovato la sua voce, una voce cannone, tale da arrivar dovunque. Allorché vennero fuori le mie lettere a Gobetti, il 52, Vito la Terza trovò quel titolo, Un popolo di formiche. Veramente felice, il merito è tutto suo. Volevo parlare proprio delle nuove plebi, non più plebi, ma sulla via di farsi cittadini. Agli operai di Torino, ai contadini di Sicilia, a quanti politici e studiosi d'ogni regione lottano incessantemente per colmare la frattura storica del Mezzogiorno fra lo Stato e le classi del lavoro, realizzando nella conquistata uguaglianza la nuova unità d'Italia. Formiche noi siamo, formiche ci sentiamo, o poco più su, formiconi di Puglia. Sì, ma neppur questo termine l'ho inventato io. Un giorno che c'era stato un comizio nella capitale dei contadini, Andria, aveva parlato Peppino Di Vittorio con quella umanità che lui solo sentiva. Dopo si andò alla Camera del Lavoro e lì ridevano i contadini accennando a me e quello delle formiche, e poi additarono l'oratore e gli altri della presidenza. Quelli sono i re delle formiche, diceva uno, e l'altro soggiunse: sono formiconi.